Buon pomeriggio Giovanni. Buon pomeriggio, direttore, a lei e a tutti i telespettatori. Allora, che sta accadendo in questo momento e soprattutto cosa potrà accadere nelle prossime ore in breve? Allora, siamo interessati da masse d'aria gelida di origine artica che dalla scorsa notte hanno interessato la nostra regione, portando la neve soprattutto sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, ma anche nell'Aquilano e sulla Marsica si sono avute delle precipitazioni nevose. Forti venti di bora e tramontana stanno interessando la nostra regione, ma attualmente lungo la fascia costiera non si registrano precipitazioni nevose se non miste a pioggia o comunque intervallate da zone di sereno. E ci saranno delle schiarite nelle prossime ore, ma attenzione perché la tendenza è verso un moderato peggioramento, un nuovo peggioramento del tempo a causa dell'arrivo di un nuovo nucleo di aria gelida proveniente dai vicini Balcani, nucleo di aria molto molto fredda che stanotte interesserà le regioni centro-meridionali, anche la nostra regione, favorendo un ulteriore peggioramento del tempo. Assisteremo a un'attenuazione dei venti, anche alla formazione di nuovi sistemi nuvolosi sull'Adriatico centrale che poi investiranno la nostra regione e a causa dell'ulteriore diminuzione delle temperature prevista proprio in serata, nottata e nella giornata di domani, assisteremo a precipitazioni nevose non solo in montagna, non solo sulle zone collinari, ma anche in pianura e lungo la fascia costiera con probabili accumuli al suolo. E a proposito di accumuli al suolo, questa mappa appunto evidenzia gli accumuli previsti, accumuli nevosi previsti soprattutto nella giornata di domani, che sarà la peggiore dal punto di vista meteorologico, proprio perché assisteremo a un'intensificazione delle precipitazioni anche lungo la fascia costiera, un ulteriore calo delle temperature. Di conseguenza, una situazione di maltempo che proseguirà almeno fino alla mattinata di sabato, poi gradualmente la situazione tenderà a migliorare a partire dall'Alto Aquilano e dal Teramano in estensione poi verso le restanti zone, ma permarrà ancora il freddo pungente sulla nostra regione con gelate diffuse. Ecco, Giovanni, mi pare di capire dalla dinamica che tu ci hai esposto che probabilmente proprio il fatto che rallenterà la forza del vento potrà favorire gli accumuli nevosi, quindi la prossima notte con meno vento c'è il rischio reale che ci siano diversi centimetri di neve anche a quote più basse in Abruzzo. Esattamente, esattamente. C'è un'azione combinata, il rallentamento del vento, ma anche l'arrivo del nucleo di aria gelida in quota. Pensate, arriverà un nucleo di aria gelida intorno ai meno 40 gradi, alla quota indicativa di 5.300 metri, un valore notevole alle nostre latitudini. E questa situazione, l'aria gelida scorrendo sul mare, darà origine allo sviluppo, complice anche al rallentamento dei venti, di questi corpi nuvolosi più organizzati che determineranno precipitazioni diffuse un po' su tutto il territorio regionale, ma con maggior frequenza sul settore orientale, dove, ripeto, cadrà la neve anche lungo le coste con probabili accumuli. Insomma, la fase peggiore sta per arrivare e durerà almeno fino alla mattinata di sabato. Ecco, ma ci confermi poi a più lungo andare questa piccola tregua dell'Epifania? Sì, diciamo che ci sarà una tregua, un'attenuazione proprio nella giornata tra sabato e domenica. Tuttavia, da domenica pomeriggio torneranno ancora gli impulsi di aria fredda a scorrere sulle regioni adriatiche, quindi ci sarà un nuovo probabile peggioramento del tempo, ma dobbiamo ancora valutare l'intensità, l'entità di questi fenomeni previsti. Intanto, comunque, ribadisco che nelle prossime ore, ma soprattutto nella giornata di domani, ci sarà un maltempo diffuso sulla nostra regione. La neve raggiungerà anche la fascia costiera.